mister, una Pasqua anticipata per voi, eh? Ma noi oggi eravamo consapevoli di incontrare una grossa squadra, così si è verificato anche in campo. Sapevamo che forse loro nel secondo tempo potevano pagare la partita di domenica, visto le condizioni del campo. Quindi siamo venuti qua a giocarcela a viso aperto, praticando un 3-4-3 e cercando di muoverla più possibile per farli correre nel primo tempo. E poi cercare nel secondo tempo, fisiologicamente loro dovevano stancare, di trovare la zampata vincente. E così è stato. Ma io penso che abbiamo fatto meglio nel primo tempo, anche perché abbiamo subito una ripartenza su una palla inattiva nostra, salvata sulla linea, abbiamo subito un bel gol fatto da loro con intelligenza, e poi sì, qualche sporadica palla lunga, ma penso che noi nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni migliori, abbiamo avuto almeno 3 palle gol, e eravamo in partita, grande predominio a livello di palleggio. Nel secondo tempo sicuramente dopo il 2-1 ci siamo abbassati un attimino, loro hanno inserito un attaccante in più, una mezza punta Fanelli, e noi abbiamo cercato di portare la difesa a 5 e cercavamo le ripartenze. Siamo stati bravi e fortunati in qualche frangente perché, ripeto, abbiamo incontrato una buona squadra e di questo siamo orgogliosi di venire qui e fare 3 punti importanti che ci danno ossigeno per la classifica. Mister, al di là del risultato finale, non pensa che questo sia un campionato forzato, visto appunto questi continui rinvii, recuperi, rinvii poi assunti per l'impiego di un solo giocatore? Ma sicuramente hai ragione, perché è anche vero che ci sono stati, noi, io parlo del nostro caso, abbiamo giocato col Mazzara e poi abbiamo rinviato quello con l'Avellino, ma è anche vero che col Mazzara giocavamo in casa, e è vero che ci mancavano anche col Mazzara 3-4 giocatori, visto che la Lega ci dà la possibilità di rinviarla abbiamo approfittato, venire ad Avellino con 4-5 giocatori meno, già oggi ne mancavano 2 importanti, Caputo e Crucitti, ma rinunciare a 4-5 giocatori in questo campo non era facile, quindi a quel punto abbiamo pensato meglio di rinviarla, anche perché loro avevano Romano squalificato quella partita là, quindi potevamo anche approfittare di questo perché Romano è un giocatore importante, però abbiamo detto andiamo quando siamo più completi e ce la giochiamo. Mister, due squadre con due stili diversi, l'Avellino per i playoff e voi per la salvezza, è prevalsa, diciamo, quello che è, e deve essere, diciamo, il ruolo di una squadra in questo campionato, la cattiveria, cioè il senso di essere sempre pronti in agonismo in qualsiasi. Sì, forse penso che l'Avellino ha fatto un errore nel secondo tempo, quello di averci sottovalutato, pensare che aveva chiuso la partita, mentre i ragazzi, ho detto che eravamo in partita e dovevamo continuare a giocare senza paura, con coraggio, perché queste partite si vincono solo se si ha coraggio e personalità. Naturale che la corsa e la cattiveria fanno parte di questo campionato, senza di questi non puoi andare avanti. Oggi i ragazzi hanno messo oltre una grande prestazione, penso che tutta deriva anche dalla grande corsa e grande cattiveria che hanno dimostrato nella seconda parte.